quando si aspetta un bambino si pensa sempre solo alla parte bella, no? Quindi ci eravamo preparati a goderci quei momenti a casa e in tranquillità, invece c'è stata qualche complicazione che però poi alla fine si è risolta nel migliore dei modi. Il piccolo Edoardo è nato lo scorso 19 dicembre all'ospedale San Donato di Arezzo. Subito dopo la nascita è stato ricoverato per qualche giorno nel reparto di neonatologia. Durante il parto ha avuto un po' di problematiche, abbiamo avuto, e quindi è stato ricoverato per qualche giorno in terapia intensiva neonatale. E quindi per la nostra esperienza, perché comunque nella difficoltà alla fine ci siamo trovati molto bene in reparto tra i medici, gli infermieri e gli operatori, che sono molto gentili e disponibili in tutto, e quindi abbiamo deciso con l'occasione del battesimo di fare questa donazione per aiutare altre famiglie come noi che si ritrovano purtroppo a vivere questa esperienza direttamente. Grazie ad una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe sono stati raccolti circa 3.000 euro che adesso serviranno per l'acquisto di strumentazioni all'avanguardia che saranno a disposizione del reparto. Noi siamo costantemente in contatto con il reparto e con la dottoressa Magi, e sono loro stessi che ci dicono quali sono le loro esigenze, che possono essere di tipo medico, quindi l'acquisto di strumenti, oppure già dall'anno scorso abbiamo attivato un servizio di supporto psicologico per le famiglie e per lo staff. Perché questa vicinanza a questo reparto da parte dei genitori? Perché quando uno riceve sente il bisogno di dover ricambiare. Grazie alla donazione sarà acquistata una sonda ecografica wireless che può essere utilizzata anche nell'incubatrice.